Bene, siamo alle prese con un armadio della IKEA. È arrivato ieri questo armadio scorrevole e pensavo che fosse una cosa abbastanza semplice, ma ci vuole un ingegnere navale qua. Schemi in tutti i settori, ma come vedete ci sono tantissime viti. Dobbiamo assemblare, io non sono del mestiere, speriamo di farcela. Vedi, abbiamo già cominciato a piazzare qualche cosa, ma pare facile, ma facile non è. D'altronde chiamare qualcuno non è facile, visto il prezzo che l'ho pagato, quindi si cercava di risparmiare. Con 170 euro abbiamo preso questo armadio, ma il lavoro da fare poi. Però è sempre un modo per capirci qualche cosa. In fondo, ormai la gente prende in questi showroom, porta a casa. Bisogna necessariamente imparare un po' questo mestiere. Speriamo di farcela entro Pasqua. Bene, come promesso qualche giorno fa, abbiamo assemblato l'armadio della IKEA che abbiamo fatto venire online dalla Svezia. Troverete questo manuale molto dettagliato dove troverete le varie viti, cerniere, guide varie, oltre che ci sono tanti assemblaggi da seguire attentamente e tante procedure abbastanza minuziose che bisogna guadagnare mano a mano con tanta pazienza. Ammetto di aver avuto tanta difficoltà a montare questo armadio, non sono del settore, visto che vengono dalla Svezia con assemblaggi un po' particolari, anche se fanno le cose veramente precise. Ci è mancato poco che lo stavo sfasciando. Fate attenzione perché se non siete con pazienza, difficilmente raggiungerete l'obiettivo in questo caso. E bisogna avere una grande pazienza e non demordere. E bisogna avere anche un po' di intuizione anche nel settore. Bene, questo è un armadio scorrevole, abbastanza capiente, più di 62 cm di larghezza, 1,20 m di. 1,20 m di larghezza, 62 cm di spessore, di profondità, ecco, e almeno 2,20 m di altezza. Un buon armadio, capiente, scorrevole. Vedete? Abbastanza capiente per mettere tante cose. Vedete un po' con i cassetti che si aprono abbastanza comodi, scorrevoli. Quindi del tutto è andato per il meglio. Quindi ho voluto fare questo video, se no qualcuno pensava di averlo spasciato. Ecco, ogni cosa va anche detta nella giusta direzione. Bene, vi saluto con questa ripresa. Nel caso vi dovesse servire qualcuno, se vi trovate proprio un mare di guai, sappiate che io un occhio di riguardo ce l'ho. Se volete, sapete dove trovarmi. Senza impegno e senza nessuna pretesa eccessiva. Arrivederci da Michele Expert.